Beh, è molto semplice perché il progetto sono voluto partire da elementi funzionali e ho voluto trasformare questi elementi funzionali, la sedia e il tavolo, in sculture. Il disegno progettuale prevede quindi 5 colonne. Su queste 5 colonne verranno applicate delle basi e su queste basi vorrei intervenire con le tecniche dell'intreccio. Le basi di che materiale saranno? Sempre di terracotta. La colonna anche è prevista in materiale ceramico? Sì. Cioè queste colonne sempre in argilla? In argilla. Sempre in argilla. E poi la vuoi sì, chiaramente possiamo, smaltare? Esatto, possiamo insieme anche decidere che tipo di colori fare, se vogliamo smaltate, se vogliamo lucide. Possiamo muoverci per una serie di test e capire qual è il colore finale da applicare, se vogliamo fare magari 3 opzioni di colori diversi. Questo magari possiamo deciderlo. Lei che cosa ha portato? Io ho portato in questo momento 5 colonne, che possiamo vedere insieme, e ci sono 5 basi sopra, da poter intervenire con la tecnica dell'intreccio e capire quali possono essere gli ulteriori sviluppi. Sì, quindi questo intreccio, se ho capito bene, verrà appoggiato sul disco che già esiste, sì. È giusto? Sì, poi magari nel momento in cui apriremo i pezzi penso che sarà ancora più facile capirci. Sì. Beh, no, no, vabbè, però parliamo i pezzi, perché ci dicevamo anche la questione dei tempi. Sì, noi diciamo che in questa fase ne possiamo realizzare uno. Poi successivamente si devono completare, si fa altro. Penso che ci possiamo dedicare a un pezzo, però ci dobbiamo focalizzare su un oggetto in questa prima fase. Per questo che infatti è molto bello il fatto che lì le ha portati tutti, così possiamo anche... Sì, si può anche ragionare su quale... Però scusami, questo quanto deve essere pronto? No, questa cosa ce la dovete dire un pochino voi, nel senso che... La cosa più lunga è la risiccazione. Perché sì, per un pezzo così grande. Perché sennò... Che ti non conviene. Qua, quando si se non risicca bene nel forno, boom! Sia questo che quello. Allora, se scegli tu quale vuoi aprire, così ne vediamo uno aperto, scegli tu un piano, una colonna. Gli diamo una mano. Quindi anche l'intreccio sarà di argilla. Quando uno pensa alla porcellana, in qualche modo pensa sempre a oggetti, no? Piccole dimensioni, decorativi, che abbelliscono lo spazio, che lo rendono prezioso. Secondo me la porcellana, come la ceramica, possono invece parlare proprio di geografie. Per me, ecco, all'interno della porcellana ci sono delle esperienze sedimentate che riguardano la specificità di un luogo, la storia, oltre che al semplice oggetto. Quando penso alla porcellana penso al territorio di Napoli, alla sua storia, ecco, penso alle maestranze che lavorano qui, penso a una conoscenza sedimentata. Sono arrivato all'utilizzo della porcellana perché anche come ti dicevo prima, credo che la porcellana conserva le conoscenze che poi sono sedimentate in questo luogo. Quindi per me la porcellana è soprattutto luogo. L'elemento del colore sarà un elemento che esalta la materia senza apportarle grandi cambiamenti, perché appunto vorrei far parlare la materia in quanto tale. C'è una tale onestà in questo prodotto che secondo me è importante non alterare. Volevo portare all'interno dello spazio della mostra una quotidianità. Principalmente vorrei parlare di umanità, ecco, con questa quotidianità.
mi immaginavo la sedia come momento di seduta, di riflessione, il tavolo come momento di riunione, quindi anche di progetti per il futuro. Mi piaceva lavorare sia sul momento della pausa, della riflessione, per creare un click con lo spazio di Milano, del bagno di Porta Venezia, chiaramente un luogo di relax, di interruzione, ma anche di progetti. Immaginavo delle persone all'interno di questo spazio di riflessione che si riuniscono e insieme magari possono riflettere su cosa intraprendere. Quindi per questo il tavolo del decidere i progetti futuri. L'esperienza qui all'Istituto Caselli è stata divisa in più fasi. La prima fase è stata quella appunto di rispondere col disegno al progetto, dove ho voluto lavorare su elementi funzionali di arredo e trasformare questi elementi funzionali di arredo in un qualcosa di più ampio, quindi li ho spostati e li ho estrapolati trasformandoli in sculture. Prima di arrivare ad esempio alla tecnica dell'intreccio che ora stai vedendo, c'è stata la fase del disegno, cioè disegnare le colonne che poi manterranno questi pezzi. Quindi una volta finita la fase del disegno c'è stata la realizzazione del attornio. Il secondo livello è quello invece di cominciare ad archiviare i tipi di intreccio che sono stati eseguiti a capo di monte e capire poi dei possibili sviluppi. La terza fase è stata quella della realizzazione attornio delle colonne e la quinta fase è stata quella poi invece mettere tutto ciò in pratica qui a capo di monte. Penso che condividiamo lo stesso linguaggio, c'è molta sintonia. Poi chiaramente c'è una conoscenza così forte, sedimentata, quindi è molto bello capire come la materia possa reagire, come possiamo preventivare certi aspetti, quindi è una conoscenza molto aperta, quindi c'è uno scambio molto, molto forte, molto interessante. Si parla di materia, si parla principalmente di come entrare in rapporto con la ceramica, quindi c'è pura scientificità, magia, tanta sì, interazione. Anche qui le maestranze hanno aperto per il progetto le loro conoscenze, i loro saperi, le loro attenzioni e la loro pazienza, quindi si è verificato quello che da tempo sperimento, una grande apertura alla conoscenza.